Ho dei dubbi su mio marito, ma quando cerco di parlargliene, lui si allontana o sbotta. Come posso fare? Benvenuti nella mia nuova rubrica, Un consiglio da Rossella. Accominciamo. Solitamente, quando una moglie tiene una sensazione, non si sbaglia mai. Poi, soprattutto quando una persona non vuole parlare, vuol dire che quelle la conferma. Due sono le conferme. Quando dicono che sei pazza, e quando non vogliono parlare, perché giustamente si scocciano, no? Perché la persona che non tiene niente a che vedere, ti rispondo, si mette là con una santa pazienza, dice, ah, ti stai ingrippando, questa è la motivazione, di qua, di là. Ma siccome motivazione non ci stanno, e poi c'è sta una tua fattura, che se tuo marito, mettiamo, puta caso, che sta combinando qualcosa con coccata femmina, e in questo momento sta un po' infatuato, imbambolato, tu quasi quasi gli dai pure fastidio. Allora, mo ti dico quello che farei io. Perché il problema, sai qual è? Che tuo marito a te, un po' come tutti i compagni, le compagne, i mariti, le mogli, no? Dopo tanti anni, danno per scontato l'altra persona. Tuo marito, sai che penso, come tutti i mariti che a volte tradiscono, no? E che lo sta là, e quando se ne va, e quando lo capisce, no? Come se la moglie fosse sempre l'ultima scema nella faccia della terra. Allora, io fossi a te, smetterei di parlare per 3-4 giorni. Proprio comportamento formale. Che lui, se non viene da te, vai tu da lui, perché ci può stare pure il fatto che lui dice, ah, meno male, me la sono tolta davanti ai piedi, non parla più. E allora tu una sera, tanto bella, ti metti con calma, ti si avvicina alla tavola, spegni la TV e dici, mo ti voglio parlare. E non dai sai, non urlare. Perché ti voglio parlare una volta e per sempre. E dopo che ti ho detto questo, puoi fare quello che vuoi. Tu adesso puoi scegliere. Dopo non puoi scegliere più. Hai due possibilità davanti a te. Continuare a fare quello che stai facendo. E quindi il nostro matrimonio se ne va a quel paese. Perché io mo sto cercando di recuperare e ho la coscienza a posto che ho fatto il possibile. Ma se tu ora che ti alzi da questa sedia ti comporti tale e quale a prima, capisco che a te non te ne importa niente. Però roppo non chiagnere. Non chiagnere quando poi stai fuori a casa e quando ti sbattono la porta in faccia. Perché tu pensi che io sto là, ti pensi che io ti aspetto sempre, ti pensi che io non capisco. Ma io capisco tutto questo. E perché se ti sto parlando? Perché mo ancora ci tengo. E poi c'è una seconda possibilità, quello di capire quello che ti sto dicendo, fare un passo indietro e cercare di recuperare insieme a me il nostro matrimonio. Mo' decidi tu, io quello che ti dovevo dire l'ho detto e da questo momento per me il discorso è chiuso. Mo' essere tu con i fatti che mi fai capire. Una volta che tu gli hai detto questo, ma sai come glielo devi dire senza gridare? Che lui ti deve ascoltare, che lui deve aver paura della tua calma, perché una femmina a Luca la fastidio, ma una femmina che parla piano piano guardando dritto all'occhio fa paura. E tu che stia fa? Le fa capire che tu non sei stupida, che tu non sei scontata e soprattutto che tu non hai paura. Perché se tu stai là, io parto ovviamente dal presupposto che tu hai cercato di parlargli, che hai cercato di riconquistare, anche se poi nel matrimonio dovrebbe esserci sempre dialogo. Però una persona che urla e se ne va, e dialogo non ci sta. Ok. Allora, o fai in questo modo, glielo scrivi, ci mandano un messaggio, ci mandano una lettera, ma insomma tu gli devi far capire chiaro il concetto che tu sei determinata. Perché lui sta sempre con la convinzione che tu stai lì a te nessuno ti smuove, o perché hai figli, o perché non lavori, o perché sa che tu lo ami. Ma così non andiamo bene. E io aggiungerei pure il fatto di dire, se io mi comportassi come ti stai comportando tu, io penso che te già ci saremmo lasciate. E io e te siamo uguali, tu non sei più di me e io non sono meno di te, questo tienilo presente. Qualsiasi cosa io già mi sono organizzato, lui ti deve vedere forte, come dire, aspetta un attimo, ma che sta succedendo? Hai capito? Purtroppo molti mariti, sai qual è il problema? Ma anche molte mogli, perché io non voglio parlare per una questione di genere. In amore non esiste genere. Però io penso che molte persone che tradiscono sottovalutano sempre la persona che hanno accanto. Vuoi che perché credono che essendo innamorata tenga il prosciutto davanti agli occhi e non vede? E forse per un momento è così, ma poi il prosciutto se leva. Poi pensano che quella persona, magari anche scoprendolo, perdoneranno.
o pensano di avere la bugia giusta, o pensano di non essere scoperti, o pensano che sia una cosa passeggera e poi si trovano dentro alle situazioni legate mani e piedi. Più fai casino, più fai bordello, più piangi, più urli, più lo allontani, nel senso che si crea distacco fra di voi. Voi dovete trovare il dialogo. Giacché tu hai provato tante volte, lui si è alzato e urlato. Allora tu a questo punto, non lo so, un catena lungo a passeggio, non lo so, fai qualsiasi cosa e fallo rimanere sulla sedia e fagli questo discorso semplice semplice. Ok? Perché così non si va. Non esiste che una donna deve avere questo malessere, questo malumore, questi dubbi, questi insonni, questa sofferenza perché sta dubitando che il marito possa fare qualcosa. Ma stiamo scherzando? Cioè, io lo so, te lo dico, e quando è dopo io sono la pazza, quando è dopo io sono la visionaria, quando è dopo io sono quella che urla. Allora, io dico sempre una cosa, che non c'è una femmina gelosa con una vista o ha sonduto qualcosa. La donna non è che impazzisce belle buone e diventa gelosa o ha un sentore, si vede che qualcosa ha visto. E se la donna inizia a dirvi qualcosa è perché vuole ancora recuperare, questo lo sto dicendo agli uomini. Quando la donna vi inizia a dire qualcosa e poi non parli più, vuol dire che sta scoprendo tutto cosa. Questo ve lo do per consiglio. Non pensate di essere più furbi, non pensate che le altre donne sono meglio di vostra moglie, perché ci sono anche altri uomini che sono meglio di voi, ma vostra moglie nonostante tutto rimane con voi o no? Non è tutto oro ciò che luccica, perché quella femmina a casa vi conosce per coppa e per sotto, capì? È quello che voi sapete quando è stato buono, quando è stato malamente, quando siete stati senza soldi, quando siete stati che soldi, quando avete avuto qualche dispiacere, state sempre là. Non se ne è mai avuto. Voi pensate che i sogni li tenete solo voi, che i desideri li tenete solo voi, che le difficoltà le avete solo voi, le tiene anche quella donna. Ma lei ha scelto di stare con voi. E allora, cara amica, io ti faccio un grande in bocca al lupo e spero che no, che ti sbagli, perché io sono certa che tu non ti sbagli. Ma ti auguro di avere quella forza e quella sicurezza necessaria a far capire tuo marito che accanto te non fu un non esagerato, capì? E che se sta sbagliando deve tornare subito sui suoi passi, prima di rovinare tutto. Perché vedete, quando c'è una separazione, la donna piange, inizialmente l'uomo ride, perché l'uomo si gode la sua nuova storia come se fosse un aiungello, no? Leggero da tutte le problematiche quotidiane. Poi però passa il tempo, la donna rinasce e diventa una donna nuova, sorride. L'uomo, dopo che ha sorriso, quando scopre che la femmina non vuole bene con la moglie, chiagna. E che sia la differenza? Uno chiagna prima e l'altro chiagna dopo. Ma il problema è che quello che hai agnuto prima, quando rira, rira per sempre. E questo è tutto. Buona vita.